Benvenuti e benvenute nella nostra sala telematica. Questo è il secondo incontro del ciclo L'alba del sol dell'avvenire con il prof. Mario Spagnoletti, dedicato questa sera alla figura di Emilio Covelli. Quattro furono gli internazionalisti pugliesi di rilievo sia nazionale che internazionale: Giuseppe Fanelli, Carlo Cafiero, Emilio Covelli e Carmelo Palladino. Giuseppe Fanelli, da non confondere per noi baresi con il Giuseppe Fanelli, sindaco di Bari, il nostro nasce a Napoli il 13 ottobre 1827 e muore a Nocera Inferiore il 5 gennaio 1877. Lo consideriamo pugliese per via della sua famiglia originaria di Martina Franca e per il legame di Fanelli con Martina Franca. Segnalo che su Giuseppe Fanelli sta facendo un lavoro Nicola Terracciano di Taranto, anche se mi è sembrato di capire che il suo lavoro riguarda più il rapporto tra Fanelli e Mazzini e un po' meno il rapporto tra Fanelli e Bakunin. Ma ne sapremo di più alla fine del suo lavoro. Carmelo Palladino invece nasce a Cagnano Varano, Foggia, in provincia di Foggia, nel 1842. E muore il 19 gennaio del 1896, vittima di un agguato ancora oggi da mano ignota. La figura di Palladino è importante per capire poi la storia successiva del movimento anarchico garganico e della capitanata. Su Carmelo Palladino segnala il lavoro di Leonarda Crisetti Grimaldi, Non più caste, Carmelo Palladino e la prima internazionale, pubblicato nel 2015 con Franco Angeli Editore, con la prefazione di Gian Pietro Berti, che affettuosamente saluto. Carlo Cafiero invece nasce a Barletta il 1 settembre 1846 e muore a Nocera Superiore il 17 luglio 1892. Cafiero viene dato come deceduto a Nocera Inferiore in quasi tutti i dizionari. Nocera Inferiore è la sede centrale amministrativa del manicomio Mater Domini di Nocera. In realtà, come documentato già da Piercarlo Masini nel suo volume, è deceduto nella sede distaccata situata appunto in Nocera Superiore, qualche chilometro di distanza tra le due sedi. Ovviamente per Cafiero segnalo la ristampa dell'opera di Piercarlo Masini, curata dalla casa editrice Biblioteca Franco Sergentini del 2014. Emilio Covelli nasce a Trani il 5 agosto del 1846 e muore a Nocera Inferiore il 2 novembre del 1915. Per Covelli segnalo il lavoro del professor Mario Spagnoletti, Emilio Covelli tra Marx e Bakunin, la cui pubblicazione risale al 1983, per cui ovviamente auspico che possa essere questa l'occasione per una ristampa e un ampliamento dell'opera. Tutti e quattro gli internazionalisti, la biografia di tutti e quattro gli internazionalisti è presente nel dizionario online della Biblioteca Franco Sergentini, cui rimando per ulteriori approfondimenti biografici. Che aggiungere? Solo una notazione. Ho trovato traccia sul giornale socialista La Conquista, anno 11, numero 30, del 23 luglio 1911, della presenza a Trani di una sezione socialista intitolata ad Emilio Covelli. Ma nel 1911 il nostro compagno Emilio era ancora in vita. Quindi molto probabilmente l'affetto che legava la città di Trani ad Emilio Covelli era abbastanza forte. Per coloro che ancora non conoscono Mario Spagnoletti, diciamo che è un militante comunista, studioso del risorgimento del movimento operaio e socialista, già docente di storia dei partiti e movimenti politici presso l'Università di Bari. Non rubo altro tempo e concludo con un augurio che l'anno prossimo si riesca ad organizzare un'intera giornata di studi dedicata a tutti e quattro questi internazionalisti. Cedo la parola a Mario. Grazie Totò e buonasera a tutte e a tutti. Come ha già accennato
compagno Totò Cagese, in effetti mi sono occupato di Emilio Covelli in anni lontani. 1983 significa che sono passati all'incirca 40, 39 anni per la precisione. E devo dire che questa occasione che mi è stata fornita da Totò è per me personalmente importante, perché ritengo di dover in qualche modo concludere questi miei studi che ho interrotto per varie ragioni di carattere accademico, di carattere amministrativo nell'Università di Bari, con una ripresa degli studi su Emilio. Perché in realtà io conclusi questa mia prima fatica, che all'incirca occupava 75-76 fitte pagine, con il 1876-77, cioè prima che Covelli pubblicasse a Napoli il giornale, il periodico L'Anarchia, che fu stampato tra Napoli e Firenze con una cadenza di 10 numeri. Io sono riuscito a recuperare tutti i numeri tranne il numero 6, che però esiste ed è posseduto dalla Biblioteca Provinciale di Avellino. Dalle mie ricerche è l'unica biblioteca che possegga il numero 6 di questo periodico. Terminai lì, prima della analisi del periodico L'Anarchia e quindi del 1876. Avevo in mente allora di riprendere questi studi, una serie di ragioni, ho detto prima, non me lo hanno consentito, ma dovrò farlo. E lo farò. Ultimerò questo lavoro su Covelli seguendolo negli anni che vanno dal 1877 fino, diciamo così, ai primissimi anni 90, perché poi anche la vicenda biografica di Emilio Covelli si, come dire, si intreccia tragicamente con quella di Cafiero per un verso, ma dello stesso Fanelli per un altro verso, e Covelli, come ha detto Totò all'inizio, conclude la sua esistenza terrena nel manicomio di Nocera presso Avellino nel 1915. E quindi gli anni che vanno dal 90 dal 1890 al 1915 vedono Covelli certo ancora attivo, ma con grandi difficoltà, diciamo così, entra ed esce dal manicomio, le diagnosi, ho visto le cartelle cliniche che riguardano Covelli, le diagnosi variano dalla monomania alla lipemania alla demenza congenita e così via. Seguirò questa traccia, ma soprattutto lo seguirò negli anni che vanno dal 1877 al 1884-85, che sono anni importanti e significativi, non solo nella vita di Emilio Covelli, ma nella storia del primo socialismo italiano e del movimento anarchico in particolare. Ho fatto questa premessa perché mi preme sottolineare un aspetto. Rispetto a Malatesta, rispetto a Cafiero, rispetto allo stesso Paladino che, come ha detto Totò, ha trovato poi nella Leonarda Crisetti Grimaldi una biografa attenta, intelligente e che ha prodotto un grosso volume per la Franco Angeli, e viceversa su Cafiero gli studi, per dir così, sono abbastanza poco consistenti. Badate, Covelli è citato da tutti. In qualunque storia del movimento anarchico italiano, in qualunque repertorio, in qualunque dizionario biografico,
voi troverete sempre la citazione di Comelli, ma un lavoro organico su Comelli allo stato non esiste. Credo che il lavoro più lungo sia questo mio vecchio lavoro datato e peraltro monco, perché si ferma appunto al 1876. Perché questa mia notazione? Perché io credo che Comelli meritasse da parte della storiografia e degli storici del movimento operaio e del movimento anarchico un'attenzione assai maggiore. Comelli non è in secondo piano, a mio modo di vedere, rispetto a figure più note, più, come dire, studiate e indagate del primo movimento internazionalista italiano. Comelli arriva un po' più tardi rispetto a Cafiero, rispetto a Malatesta, rispetto allo stesso Paladino. Arriva un po' più tardi alla militanza nel movimento internazionalista, perché la sua formazione è sostanzialmente una formazione prevalentemente di carattere intellettuale e di carattere teorico, almeno sino al 1874-75. Comelli è stato dallo stesso Cafiero in qualche modo qualificato come una delle menti più fervide, più degli intelletti più alti del movimento. Uomo di grandi studi, di grandi curiosità intellettuali, aperto anche alla conoscenza delle teorie economiche e diciamo delle teorizzazioni del movimento socialista internazionale, soprattutto quello tedesco. E quindi nei primi anni della sua esistenza, Comelli si dedica prevalentemente agli studi. Inizia gli studi nel seminario vescovile di Molfetta, dove ha per compagno di studi appunto lo stesso Carlo Cafiero. Li prosegue invece presso un docente privato, un insegnante privato tranese, che risponde al nome di Giuseppe Insabile. Era un ex sacerdote, cioè un prete spretato, fortemente volto però alla conoscenza della, come posso dire, della cultura di carattere laico e radicale. E sotto questo profilo Comelli svolge il suo primo apprendistato intellettuale. Dopodiché Comelli va all'università e frequenta varie università. Non solo l'Università di Napoli, ma anche l'Università di Torino. La facoltà a cui Comelli si iscrive è, come è abbastanza ovvio, la facoltà di giurisprudenza. Sapete bene che gli appartenenti alle famiglie, diciamo, possidenti al ceto dei galantuomini, per dir così, dell'Italia meridionale, privilegiavano gli studi di carattere giuridico ed anche Comelli si avvia su quella strada. Se non che però ad un certo momento la sua visione lo porta a privilegiare un altro tipo di studi. Si addottorerà in giurisprudenza presso l'Università di Napoli e tuttavia comincerà a studiare discipline di carattere, come devo dire, un po' meno umanistico. Per un verso la economia politica, per un altro verso la statistica. Questo perché in Comelli prevale in quel momento una visione di carattere, diciamo così, scientista, positivista, e ritiene che queste discipline possano in qualche modo offrirgli gli elementi e le griglie interpretative per potersi occupare in modo particolare di un tema che soprattutto nel Mezzogiorno, per una serie di elementi e di circostanze
che posso soltanto qui riassumere, comincia ad avere una sua forte pregnanza, e cioè quella che possiamo definire con una parola sola la questione sociale. Secondo Covelli, la questione sociale può essere aggredita e compresa non attraverso le categorie del diritto, sia esso il diritto civile, sia esso il diritto penale, o il diritto pubblico, il diritto amministrativo, ma può essere aggredita attraverso invece un'analisi di carattere quantitativo. E per l'analisi di carattere quantitativo, come capite bene, le discipline economiche e le discipline statistiche offrono certamente degli strumenti più significativi. A Napoli, ovviamente, Covelli segue, per quanto riguarda la statistica, le lezioni impartite dal professor De Luca, e per quanto riguarda invece l'economia, non dimentichiamo la rilevante scuola che a Napoli era stata in qualche modo fecondata dal vecchio Genovesi, ma che vede negli anni della frequenza universitaria covelliana come dire, per dire così, il magistero nella disciplina della cosiddetta economia pubblica dello Sciallone. A Torino, peraltro, proprio sul piano degli studi economici, egli ha modo di approfondire quella che sarà una importante tradizione degli studi economici italiani, e cioè quella famosa biblioteca dell'economista che era stata fondata a Ferrara e che aveva pubblicato una serie di classici assai importanti che noi ritroviamo poi nel corso della riflessione di Covelli. Ad un certo momento, tra il 1868-69 e il 1860, questo, come devo dire, questo provinciale tranese, che si è laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1868, compie un viaggio all'estero, va a Berlino e a Berlino approfondisce i suoi studi di economia e segue le lezioni di uno studioso tedesco che insegnava all'Università di Berlino, che risponde al nome di Eugen Düring. Düring era un rappresentante degli studi di economia in Germania, persona, come dire, assai nota anche all'interno dello stesso movimento operaio del tempo. Ricorderò, l'ho citato nel mio lavoro, che addirittura in un articolo pubblicato sul Volkstaat, Bebel lo definì un potente ingegno, e Düring tiene i suoi corsi che daranno poi vita a un lavoro fondamentale di Düring, cioè la storia della economia politica e del socialismo. È un grosso volume che Covelli, oltre ad aver ascoltato attraverso la parola del Düring, legge nella edizione pubblicata in Germania, a Berlino, per i tipi dell'editore Grieben, nel 1871. Appena il volume è pubblicato, Covelli ne traccia una importante recensione. Lui la chiama Rivista Critica, che pubblica in quattro puntate tra il 1871 e il 1872 su una rivista napoletana. Ho dato a Totò in PDF questa rivista napoletana con la rivista critica di Emilio Covelli. Ebbene, in questi quattro volumi, in queste quattro puntate della rivista, Covelli apparentemente opera una recensione dell'opera, ma è qualcosa di molto
più ampio e molto più approfondito di una mera recensione. Che cosa emerge? Chiaramente non posso dare qui tutti i riscontri di carattere filologico, sarebbe proprio oggettivamente impossibile, ma che cosa emerge da questo, da questa recensione, da questa lunghissima recensione? Beh, emerge da un lato una conoscenza assai approfondita, non solo e non tanto, dell'opera di Turing, che sarebbe poca cosa. Apro e chiudo una parentesi, Eugen Turing è quello stesso personaggio contro cui poi polemizzò aspramente Federico Engels scrivendo la sua opera anti-Turing. Ma com'egli dimostra di avere una padronanza estremamente seria, estremamente ampia della letteratura economica europea ed italiana dal 600 sino al 1870. Questo a dimostrazione della serietà dei suoi studi. Com'egli per di più mostra di conoscere e di aver letto in lingua originale, cosa per quel tempo abbastanza poco, come dire, frequente, di aver letto Il Capitale di Marx. Il mai lodato sufficientemente Piercarlo Masini è stato il primo che ha notato come in effetti in questa opera giovanile, come egli ha 25 anni, in questa opera giovanile, per la prima volta in Italia si dà la dimostrazione di una conoscenza diretta di un'opera rilevante, comunque rilevante per la storia della cultura e del pensiero politico, economico, europeo, come Il Capitale, il primo libro, per la verità, del Capitale di Marx. A questa altezza, chiaramente, Covelli non ha ancora una visione netta e precisa dal punto di vista della dislocazione sul terreno dell'internazionalismo e dell'anarchismo. È una fase in cui Covelli, come dire, comincia il suo apprendistato, che è un apprendistato insieme intellettuale, teorico e solo e latamente politico. Politico perché evidentemente confrontarsi con queste tematiche e giungere in qualche modo alla consapevolezza, questo credo sia significativo, che come dire, l'economia politica borghese è in qualche modo un meccanismo che serve a eternare i rapporti di forza, i rapporti sociali esistenti. Giungere alla consapevolezza che comunque il terreno dell'economia, il terreno del rapporto tra capitale e lavoro è un terreno fondamentale strategico, è certamente per il 1871-72 un punto di riferimento significativo a livello teorico, non ancora allo stesso livello a livello politico. Infatti, io ritengo che in questa fase, ma anche in una fase successiva, sino al 1874, vi sia in qualche modo una sfasatura tra le acquisizioni di carattere culturale, intellettuale, teorico di Covelli e le sue, come posso dire, le sue posizioni di carattere politico. Infatti, Covelli in questa fase tende in qualche modo a subire non tanto l'influsso o il fascino di un personaggio come Eugen Turing, ma tende invece a subire l'influsso e il fascino di una corrente del pensiero politico-economico della Germania che si rifà sostanzialmente ai cosiddetti Kateder Sozialisten, cioè ai socialisti della cattedra, a coloro i quali ritengono che sia possibile un'azione dello Stato per dirimere, per risolvere le contraddizioni tra capitale
in sostanza una visione di un socialismo statalisticheggiante che sarà proprio di personaggi vicini a questa corrente del socialismo della cantina. In questo senso, Covelli, a questa altezza della sua formazione intellettuale, teorica e politica, finisce in qualche modo per ricadere nelle trappole di un intervento dello Stato o di un'idea di un intervento statalistico che possa in qualche modo risolvere la grande contraddizione sociale e quindi risolvere la questione sociale. Perché ho voluto puntualizzare questo aspetto, anche se ho detto non sono in grado qui di offrire tutti gli elementi di carattere filologico che sono indispensabili per supportare questo tipo di analisi che sto riassumendo. Perché evidentemente questo aspetto lo porta in qualche modo ad avere una sorta di ritardo sul piano politico rispetto a quello che sta accadendo a Napoli negli stessi anni. Bene ha fatto Totò a ricordare le figure di Fanelli, le figure di Cafiero, ma anche la rilevante figura di Carmelo Paladino. Beh, tra il 1871 e il 1872 costoro a Napoli stanno in qualche modo operando per realizzare, come devo dire, la organizzazione di una federazione napoletana dell'internazionale che tendenzialmente va sempre più divaricandosi e distaccandosi rispetto alle posizioni della prima internazionale londinese a direzione marziana. In questa fase Covelli non c'è. Le testimonianze di Cafiero sul fatto che Covelli non sia presente in questa fase della elaborazione sono per me significative. E d'altra parte, anche quando una volta che, come dire, Cafiero ha compiuto il suo passo decisivo, ha rotto con la direzione, tra virgolette, autoritaria dell'Internazionale di Londra e si sta andando in maniera definita, decisa, verso la conferenza di Rimini, anche quando a Napoli si fonda, da parte proprio di Cafiero, quel periodico, La Campana, che avrà un ruolo fondamentale nella costruzione del movimento anarchico, non soltanto meridionale, ma del movimento anarchico italiano, nonostante qualcuno ancora oggi o ancora qualche anno fa continui a sostenere la presenza, in qualche modo, la collaborazione di Covelli alla Campana, io credo che questa collaborazione non vi fu. Ho analizzato, ho, come dire, quasi anatomizzato i 10 numeri della campana e in nessuno di essi mi è parso di poter intravedere una presenza, una collaborazione diretta di Covelli. Cafiero dice in una sua testimonianza che certo Covelli conosceva il giornale, sapeva che si stampava, aveva mostrato anche interesse, ma per una serie di ragioni contingenti, dice Carlo Cafiero, testimonia Carlo Cafiero, questo incontro effettivamente non vi fu. E se noi esaminiamo con attenzione i 10 numeri, quelli pubblicati e reperiti e reperibili della Campana, noi ci accorgeremo che non pare che Covelli avesse collaborato. Solo in un caso io ho avuto qualche dubbio, perché in un articolo pubblicato sulla Campana, che si intitolava Compendio, in uno dei numeri, che si intitolava Compendio di Economia, nell'articolo viene citato un brano della prefazione
alla prima edizione di Malthus del saggio sulla popolazione. È un brano in cui Malthus sostanzialmente dice non vi è posto per tutti alla tavola della natura. E quindi alcuni da questa tavola si devono alzare, alcuni non potranno sopravvivere perché non c'è la possibilità di dare gli elementi minimali per la vita a tutti quanti. Questa è la sostanza del brano di Malthus. Ebbene, questo brano di Malthus era stato citato da Covelli proprio nella rivista critica pubblicata tra il 71 e il 72 sulla rassegna partenopea, che è la rivista che ospita questa recensione, chiamiamola questa lunghissima recensione di Covelli. È lo stesso brano, con qualche piccola differenziazione di traduzione, è riportato anche sulla campagna. Se non che il commento a questo brano, la valutazione negativa ovviamente di questo terribile brano malthusiano, che in qualche modo, come dire, giustifica la selezione naturale e quindi la morte per inedia di chi non fa parte di certe classi della società, la valutazione è di tipo diverso. Nel caso di Covelli, la valutazione negativa ha una valenza di carattere morale, nel caso del commento della campana, la valutazione è soprattutto di carattere politico. Ma al di là adesso di questa incertissima paternità dell'articolo pubblicato dalla campana, sta di fatto che Covelli poi non sarà presente a Napoli in quegli anni, perché Covelli riparte per la Germania. Cioè torna ad approfondire questi suoi studi, queste sue curiosità intellettuali estremamente forti. Qual è il punto invece di svolta? Il punto di svolta comincia ad apparire quando Covelli, rientrato a Napoli, nel corso del 1874, quella che sarà quell'annata che sarà, secondo una bella definizione del vecchio Aldo Romano, nella storia del movimento socialista in Italia, in tre volumi, pubblicato nel 1966, la fervida vigilia di insurrezione. Ecco, nel clima di questa fervida vigilia di insurrezione, Covelli pubblica uno scritto nuovamente dedicato ai problemi economici. Ma questa volta non si tratta di una recensione, di una rivista, di una rassegna critica. Si tratta di un suo vero e proprio intervento. Egli stesso dirà in un suo ricordo che improvvisò a Napoli una conferenza che poi pubblicò in opuscolo intitolata L'economia politica e il socialismo. Questa pubblicazione io non sono riuscito a rinvenirla in opuscolo. Fu pubblicata, peraltro, fu ripresa, peraltro, nel 1906 nella rivista Il Pensiero. E quindi è possibile in qualche modo studiare, analizzare che cosa Covelli scrive nel 1874 in questo opuscolo. Ebbene, qui, come dire, comincia a maturare, rispetto alla rivista dedicata alla Kritische Geschichte, cioè alla storia critica dell'economia politica di Düring, comincia ad emergere un maggiore e più forte interesse covelliano per la politica. E d'altro canto è evidente che in quel clima in cui, come dire, Napoli diventa un centro, come dire, di diffusione di teorie di tipo rivoluzionario, siamo nel 1874, e cioè sostanzialmente in quella ipotizzata insurrezione generale che doveva coinvolgere, per un verso,
il bolognese e la Toscana. A Bologna c'era Bakunin. Per altro verso, il Mezzogiorno con la impresa di Castel del Monte, che avrebbe dovuto poi a sua volta raccogliere come dire, le insurrezioni che dovevano partire anche nelle Calabrie. È chiaro che a questo punto, in questa dimensione, Comelli comincia ad avvicinarsi di più al terreno della politica. L'analisi di questo scritto che io feci 39 anni fa, mi portò a, diciamo, ritenerlo, a considerarlo, anche questo scritto, voglio dirlo per dovere, anche questo scritto fu segnalato dal Masini, il più attento, il più grande studioso, parliamoci francamente, della storia del primo movimento internazionalista e anarchico in Italia. Solo che non lo analizzò ovviamente in maniera puntuale, Masini ne accennò, disse alcune cose, ma non ne fece un'analisi puntuale, filologica. Da quell'analisi che invece io, diciamo, mi permisi di fare, emergeva che questo scritto finiva per essere sostanzialmente una sorta di disfluvio tra una visione ancora tutta teorica, ancora tutta interna ad una dimensione di tipo intellettuale, culturale, teorica, e invece una transizione, sia pure ancora non compiuta, verso la visione dell'internazionalismo antiautoritario. Anche qui mi sarebbe difficile offrirvi, come dire, una puntuale ricostruzione di carattere filologico, ma sostanzialmente in quello scritto comincia ad emergere una visione per cui Covelli percepisce, per un verso, la necessità di andare a indagare i processi di disgregazione della società borghese capitalistica. Per un altro verso, Covelli mostra quasi di avere una visione, starei per dire catastrofista, nel senso cioè che lì Covelli ritiene che questa crisi sociale ci sarà una crisi, come posso dire, inarrestabile, e che da questa crisi sociale, in qualche modo, rotti determinati assetti e rotti determinati equilibri, si potrà giungere alla costruzione di una società di tipo diverso. Nel 1874, se io dovessi, come dire, dare una risposta tranchant, Emilio Covelli è già interno compiutamente alla logica dell'internazionalismo anti-autoritario e quindi del primo anarchismo italiano, io direi non ancora. È in una fase di transizione. Sarà dopo i fatti di Castel del Monte, dopo tutto quello che seguirà con il tentativo di repressione, peraltro non riuscito in quel momento da parte delle autorità borghesi, del governo, perché la magistratura svolgerà in quel momento un ruolo di filtro e di garanzia, e perché soprattutto le giurie popolari non condanneranno, tranne che nel caso del processo di Roma, non condanneranno a pene pesanti gli anarchici, e in qualche caso non li condanneranno proprio, come nel processo presso la Corte d'Assise di Trani nel 1875-75 contro gli internazionalisti. In quella fase Covelli invece inizia effettivamente ad entrare dentro il movimento. Berti, Gian Pietro Berti, nel volume su Malatesta, nel monumentale volume su Malatesta, citando un documento d'archivio, e cioè un rapporto del prefetto di Napoli, diciamo, documenta come
Sulla base di questo rapporto sarà nel novembre del 1875 che Covelli, insieme a Malatesta e insieme a Masciotra, darà vita a un circolo di studi sociali a Napoli. In realtà, questo circolo di studi sociali, che aveva come suo scopo quello di offrire un luogo di incontro e di dibattito tra operai e studenti, tra operai e intellettuali, è in realtà una delle strutture, come dire, collaterali e fortemente inerenti alla organizzazione della federazione. E a partire da questo momento inizia una fase nuova nella vita, nell'azione, nella formazione di Covelli, la fase cioè dell'impegno militante, un impegno al quale non si sottrarrà sino a che sarà vivo. Sino a che sarà vivo, dico, perché anche quando sarà ristretto varie volte e in varie occasioni, in vari luoghi, in case di cura, in strutture di tipo manicomiale, Covelli continuerà a mantenere in modo netto, forte, questa sua propensione per il socialismo, questa sua visione della necessità a un certo momento dell'azione, della propaganda del fatto, della rottura dei vecchi equilibri sociali, economici e politici, della costruzione, diciamo, di una federazione dal basso e non dall'alto, una rivoluzione che sia una rivoluzione dal basso. E, come dire, gli anni successivi sono significativi. E anche qui io lo devo dire con rammarico, anche qui, sì, certo, ci sono citazioni, ci sono indicazioni, ci sono eccetera, ma non c'è una ricostruzione organica di questa fase di Covelli. Della Peruta, Masini, hanno pubblicato una serie di lettere, una serie di documenti che riguardano gli anni covelliani che vanno dal 1875-76 sino, diciamo, alla metà degli anni 80, ma al di là di questo e al di là di una serie di citazioni, di ricordi, di punti di riferimento, eccetera, una ricostruzione organica non c'è. Eppure, nel 1876 c'è una forte, piena partecipazione di Covelli al congresso della Federazione Italiana dell'Internazionale, il congresso famoso di Firenze-Tosi, convocato prima a Firenze, poi doveva tenersi a Tosi e infine tenutosi tra le grinfie della polizia che cercava di arrestare tutti gli internazionalisti nei boschi di Vallombrosa. Lì Covelli è presente. È presente, partecipa al dibattito e secondo le notizie che offre lo stesso Enrico Malatesta, dà un contributo insieme allo stesso Malatesta e a Carlo Cafiero ad un'importante dislocazione teorica dell'internazionalismo italiano e dell'anarchismo italiano. Il passaggio, cioè, questo lo sapete meglio di me tutti, il passaggio dal collettivismo al comunismo. È esattamente nelle conclusioni del congresso di Firenze-Tosi, o meglio di Vallombrosa, che avviene sostanzialmente questa differenziazione, questo passaggio al comunismo anarchico. Secondo la testimonianza dello stesso Malatesta, tutto ciò era avvenuto sulla base di una serie di discussioni che si erano avute a Napoli tra Cafiero, Malatesta e Covelli. Ed anzi, proprio nel corso del 1876, prima del congresso,
Malatesta, Cafiero e Covelli avevano coabitato a Napoli in un appartamento. E quindi, dice Malatesta, queste discussioni furono alla base di questa, diciamo, dislocazione della teoria dal collettivismo al comunismo. Successivamente, Covelli, diciamo, quando si trasferisce a Napoli la commissione di corrispondenza dopo il congresso di Firenze Tosi Vallombrosa, e proprio per organizzare la impresa sul Matese, Covelli è, come dire, uno dei punti fondamentali di riferimento. Tanto è vero che in una serie di rapporti delle autorità prefettizie e della questura, del questore di Napoli, addirittura per un verso si dice che Covelli doveva andare insieme a Cafiero a visionare la casa da affittare, la taverna, la famosa taverna Jacobelli da affittare come punto di ritrovo degli internazionalisti per l'azione del Matese. Dall'altro lato, le stesse autorità prefettizie, quando la impresa del Matese è in corso e subito dopo la sua conclusione, testimoniano che Covelli è rimasto a Napoli per essere il punto di riferimento nella, diciamo, città partenopea della insurrezione in atto, cioè Covelli sarebbe rimasto nelle retroguardie come elemento, diciamo, a presidio del territorio napoletano. Nel successivo congresso di Pisa, non sto a dire perché tutti voi sapete meglio di me che cosa è stata l'impresa del Matese, quali sono state le ripercussioni, che tipo di grande tribuna la impresa del Matese ha offerto anche per la, come dire, per la teorizzazione della propaganda con il fatto, della propaganda del fatto. Nel congresso di Pisa, Covelli sostanzialmente viene nominato membro della nuova commissione di corrispondenza, che però viene trasferita a questo punto a Genova. E qui comincia ad aprirsi una fase in cui Covelli è perseguitato in qualche modo dalle autorità governative e dalle autorità di pubblica sicurezza. C'è un solo studio serio su questa fase, diciamo, sono poche pagine, ma è l'unica cosa seria che io conosca, e cioè uno studio di Gaetano Perillo pubblicato su una rivista che si chiama Movimento Operaio e Socialista in Liguria, che è l'antenato della rivista Movimento Operaio e Socialista. Gaetano Perillo, che è uno studioso ma anche un militante genovese, scrive un articolo intitolato Internazionale e società affratellate nel genovesato. In questo articolo dà conto dell'azione governativa di persecuzione nei confronti della commissione di corrispondenza, perché a quel punto, dopo l'impresa del Matese, dopo quello che è accaduto a Napoli, eccetera, il governo ha deciso di porre fine all'internazionale. E quindi si moltiplicano le azioni e le provocazioni di natura poliziesca. Perillo, come dire, pubblica la documentazione relativa, per un verso, alle perquisizioni a casa di compagni che facevano parte, insieme a Covelli, della commissione di corrispondenza, Grassi, eccetera, e Foglia, e poi pubblica anche la sentenza nel Tribunale Correzionale nei confronti di Covelli e degli altri con una assoluzione, perché la tesi dell'accusa era che la commissione di corrispondenza di fatto aveva integrato pienamente il reato di
banda di malfattori, mentre invece, secondo il Tribunale Correzionale di Napoli, Tribunale di primo grado, non ricorrevano i presupposti, in quanto che nessuna azione contro la proprietà né nessuna azione contro le persone era stata condotta, e a detta dei giudici del Tribunale genovese, questo non consentiva di applicare l'articolo relativo alla banda di malfattori, che, se in questo momento la memoria non mi abbandona, dovrebbe essere l'articolo 469 codice penale allora vigente. Viceversa però, questa assoluzione sarà impugnata dal pubblico ministero. Sarà impugnata e complice la Corte di Cassazione romana, che emanò una sentenza esattamente il 16 febbraio. Su alcuni testi, badate bene, è scritto 16 marzo. Non è corretto. La sentenza della Corte di Cassazione romana è del 16 febbraio. Come ciascuno può vedere se va a consultare il foro italiano di quegli anni. Perché è significativo questo mese di retrodatazione? Perché io ho voluto. Non è un problema solo filologico, non è un problema di fissazione dello storico per la cronologia, no, c'è una ragione. Perché la sentenza con la quale la Corte d'Appello genovese condanna invece a 10 mesi più altrettanti mesi di sorveglianza speciale, come egli e gli altri membri della commissione di corrispondenza, è esattamente successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione. E se noi andiamo a guardare quello che dice la Corte di Cassazione romana il 16 febbraio del 1880 e quello che dice qualche giorno dopo la Corte d'appello di Genova, ci rendiamo conto che esattamente la Corte d'appello di Genova accetta la tesi della Cassazione romana, cioè che basta semplicemente il fatto di essersi congregati in un'associazione di natura politica che abbia per scopo di cambiare l'ordinamento del regno perché possa immediatamente applicarsi il reato di banda di malfattori. Che cosa sarebbe? Associazione, per la verità ho sbagliato io, associazione di malfattori. Che sarebbe? Sarebbe la nostra associazione per delitto. Beh, cominciano di qui i problemi per Covelli. Intanto Covelli è stato arrestato a Trani, portato a Napoli e fa alcuni mesi di carcere prima della sentenza assolutoria del primo grado. A questo punto che cosa inizia? Inizia la fase che è comune a tutti, delle emigrazioni. E quindi noi Covelli lo troviamo più spesso all'estero che non in Italia, anzi, quasi sempre all'estero. Anche qui devo sintetizzare molto. In anni lontanissimi, feci una ricerca presso l'archivio storico del Ministero per gli Affari Esteri. Si chiama SMAE. Lì esiste un fondo, Polizia Internazionale, perché paradossalmente per Covelli, come per gli altri anarchici, come devo dire, dispersi nella diaspora di questo esilio, i fondi di Polizia Internazionale sono quelli che consentono, ben più che non i fondi di polizia interna, che non i fondi di questura o di prefettura italiani, consentono di seguirne le mosse. E quindi Covelli è in Francia, in Svizzera, a Cannes, a Costantinopoli, ad Alessandria d'Egitto, in Romania, a Bucarest, a Braila. Cioè ha una, come dire, una lunga serie di peregrinazioni. E però nel 1881, sapete bene che è già avvenuta la apostasia, così fu definita,
il tradimento, l'apostasia di Costa nel 1881 il Comenio. Memore del fatto che era stato condannato come appartenente ad un'associazione di malfattori, a Ginevra pubblica 5 numeri di un periodico che si intitola I Malfattori. Anche questi sono stati reperiti, li possiede in collezione microfilmata la Fondazione Feltrinelli. In questi numeri vi sono alcuni articoli, Masini ne individua 4 di Carlo Cafiero, ma il resto, la gran parte del giornale è il frutto di Covelli. E qui c'è, come dire, proprio la, non solo la teorizzazione della propaganda del fatto, no, qui c'è proprio la teorizzazione della necessità, come dire, di dare vita alle azioni anche individuali più significative, più dure, eccetera, perché solo così si potranno indurre le masse alla ribellione. Cioè la propaganda del fatto subisce una torsione ancor più, come devo dire, spontaneista e volontarista. E anche questo giornale merita, come devo dire, di essere analizzato con più attenzione e con maggiori riferimenti. Sia l'anarchia, peraltro, sia i malfattori sono riportati nella monumentale bibliografia sull'anarchismo, la prima parte, i periodici del Bettini, e come dire, c'è una breve scheda, eccetera, di carattere anche contenutistico, però vanno ulteriormente approfonditi. Come dire, potrei dire ancora, ma più che dire, io vorrei, come dire, individuare semplicemente questo percorso. Ecco, secondo me è opportuno poi seguire Covelli in questa sua, diciamo, serie infinita di peregrinazioni, di proteste, eccetera, e di presenza, ma di presenza molto sporadica sui giornali anarchici. Per esempio, la famosa protesta di Covelli, no? Rimango ciò che sono, io, eccetera. Tutti gli storici dicono che è stata pubblicata per la prima volta su Proximus Tums, e non è così. È stata pubblicata un mese prima su un giornale in francese, un giornale anarchico, un periodico anarchico francese, che si chiama Le Drapeau Noir, la bandiera nera. Covelli è presente, insomma, è presente, la sua come di personalità non passa inosservata. Ho fatto uno spoglio sistematico del Bulletin de la Fédération Jurassienne, ho fatto in passato uno spoglio abbastanza sistematico persino, diciamo, dei contraddittori di questa linea dell'insurrezionalismo e della propaganda del fatto, e cioè la plebe di Lodi. E allora questi elementi, più le lettere, quelle poche che sono state reperite e in parte pubblicate da Della Peruta, da Masini, eccetera, forse vanno valorizzate. Complessivamente ritengo che la figura del Covelli abbia avuto un ruolo significativo nella storia del primo movimento anarchico italiano, soprattutto, diciamo, nella fase in cui questo movimento passa dal collettivismo al comunismo anarchico. Per quello che mi riguarda personalmente, chiedendovi scusa per la lunghezza, forse anche per la noiosità della mia conversazione, non la voglio nemmeno chiamare conferenza, io ho preso con me stesso un impegno. Io finirò questo lavoro su Covelli. Scriverò questa seconda parte, che va dal 1876 fino alla sua conclusione terrena nel manicomio di Nocera Inferiore, o anche i diari clinici,
delle varie, come dire, delle varie degenze, dei vari internamenti del Comelli, e concluderò perché ritengo che, come ha fatto, bene ha fatto, meritoriamente ha fatto la Leonarda Crisetti Grivaldi, per quanto riguarda la rilevantissima figura di Carmelo Palladino, anche il tranese Emilio Covelli meriti, come dire, una forse meno rilevante, meno ampia, ma meriti comunque una biografia più compiuta che possa testimoniare di una vita vissuta, come dire, certamente al servizio di un'idea, pur essendo e rimanendo, come scrisse nel centenario della nascita sulla Gazzetta del Mezzogiorno il buon Lucarelli, un obliato martire del socialismo italiano. Ecco, cerchiamo di non farlo essere obliato. Martire sì, ma meno obliato. Grazie. Ho finito, Totò. Grazie a te Mario. Sì, grazie a te Mario. Effettivamente non so se è un effetto personale, ma io non mi annoio mai alle tue conferenze. Non una particolare empatia personale, non so gli altri, però onestamente con Io te il avevo tempo scritto un vola. testo, no? Che era forse più organico, però io non amo leggere e quindi ho preferito parlare con tutte, ovviamente, con tutti i rischi e con tutte le sbavature del parlare franco. Noi ti ringraziamo, soprattutto ci auguriamo che tu possa portare a termine questo lavoro, che sarebbe un enorme contributo alla figura di Emilio Covelli. Qualcuno vuole prendere la parola, vuole fare delle domande, vuole intervenire? Il microfono è libero. Io vorrei fare una domanda, se possibile. Prego, Daniele. Accendo telecamera. Intanto mi congratulo con il professor Spagnoletti sia per questa densa conversazione, come lui l'ha definita, relazione, sia di stasera sia dell'altra volta. Molto utile, piena di spunti, di riflessione, anche per chi come me non è... Non si occupa direttamente di anarchismo in Puglia, di questi obliati eroi che insomma bisognerebbe riprendere a scoprire, o meglio, bisognerebbe riscoprire. Detto questo, professor Spagnoletti, io volevo chiederle, farle questa domanda, ma più che altro è una curiosità, quindi mi scuso se potrà suonarle, diciamo così, forse un pochino off topic. Gli anarchici pugliesi hanno avuto nel corso della loro traiettoria esistenziale rapporti con anarchici stranieri, al di là di quelli dei contatti che lei ha in maniera puntuale e sistematica rappresentato sia nella conversazione di stasera sia nella conversazione precedente. Personalmente sono stato all'estero molti anni. E ho maggior familiarità con gli anarchici stranieri, si potrebbe dire, che con quelli italiani. Quindi mi chiedevo se, a parte Cafiero, che non ci sono dubbi, che sono una figura nota nel suo periodo oltralpe, vi sono dei contatti fra gli anarchici pugliesi e quelli stranieri. La ringrazio per la sua risposta. Totò, rispondo volta per volta. Totò, come? Sì, Mario, come preferisci, va bene, non c'è problema, poi rispondo io. Ovviamente Cafiero e Malatesta hanno una infinita serie di rapporti con il movimento anarchico internazionale, ma anche Covelli e Palladino. Beh, Covelli intanto ha un rapporto con Macugni. Quindi, come dire,
con, diciamo, il punto di riferimento centrale degli inizi dell'anarchismo. Ma anche gli altri. Ho detto prima di una peregrinazione, diciamo, per esempio, di Covelli in tutti questi paesi. È evidente che in tutti questi paesi, in tutte queste questi stati esteri, vi sono dei punti di riferimento di movimenti anarchici anti-autoritari in questi paesi, e con essi Covelli ha certamente una serie di rapporti. Vale per la Francia, vale per la Svizzera, vale per la Romania, dove esistono dei nuclei di movimento anarchico al di fuori, diciamo, della internazionale di Londra, che poi in realtà di fatto con il suo trasferimento negli Stati Uniti, a New York, di fatto cessa di esistere, tranne quello che Engels definì l'ultimo pied-à-terre dell'internazionale, che era poi sostanzialmente Bignami, Gnocchidiani e la plebe di Rodi. Sì, ci sono dei rapporti. Il vero problema però qual è? Il vero problema è la difficoltà di documentare questi rapporti, tranne che per queste notizie, che però sono notizie abbastanza, come posso dire, scarne, che ci vengono da questi rapporti di polizia internazionale. Che cosa succede se mi date 3 minuti? Che cos'è questo fondo Polizia Internazionale? Ad un certo momento, dopo proprio l'impresa sul Matese, le autorità governative si rendono conto che c'è, come dire, questa diaspora degli internazionalisti in altri paesi europei. Come fare per seguirli? In Italia è facile. Tu hai le strutture, diciamo, di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico, da un lato, no? I regi carabinieri, dall'altro lato le regie guardie di pubblica sicurezza, ma all'estero. Ed allora all'estero sostanzialmente i consolati, le legazioni e le ambasciate vengono, come dire, incaricate di seguire i movimenti di questi internazionalisti anarchici. E per farlo, ovviamente, per un verso, usufruiscono dei servigi, diciamo, di speciali agenti di pubblica sicurezza inviati presso le nostre strutture diplomatiche all'estero. Per un altro verso, ahimè, si servono di una serie di informatori, alcuni dei quali ovviamente si fingono anarchici, vanno all'interno del movimento, partecipano alle assemblee, alle riunioni, eccetera, e poi riferiscono all'autorità diplomatica, la quale autorità diplomatica, nei propri rapporti, notizia il competente ministero, che in questo caso è il ministero degli esteri, si chiamava allora, ora, Ministero per gli Affari Esteri, notizia di questi, come devo dire, di questi rapporti che riceve. E a sua volta il Ministero degli Esteri, soprattutto quando vi sono elementi significativi all'interno di questi rapporti, provvede a trasmetterli al Ministero dell'Interno. Sono scheletrici però, nel senso che si può trovare il noto internazionalista, il noto sovversivo Covelli si incontra a Cannes con il Tizio e Caio anarchico francese, oppure in Svizzera, oppure ad Alessandria d'Egitto, oppure a Costantinopoli. Quello che non si riesce però ovviamente a, come dire, desumere da questo tipo di rapporti sono
i contenuti politici, intellettuali, teorici di queste interlocuzioni. Se si tratta di, come dire, incontri pubblici, e allora sì, nel senso cioè che l'informatore o l'infiltrato, perché di questo si tratta, riferisce che nell'incontro tenutosi nella sede tot e tot, Tizio disse questo, Caio rispose quest'altro, intervenne Malatesta, Cafiero, Covelli, eccetera, eccetera, e dissero quest'altro, ovviamente sempre in modo molto sintetico. Però solo negli incontri pubblici, viceversa, quando ci sono interlocuzioni di carattere privato, si sono visti al caffè dell'Opera. Ecco, lì la notizia la danno, però il contenuto delle interlocuzioni è assolutamente impossibile da stabilire. Si aggiunga un altro elemento. La risposta è articolata, però è il frutto, diciamo, della mia lettura proprio della documentazione di questo fondo. Si aggiunga un altro elemento. Spesso queste peregrinazioni fanno sì che tutta una serie di documenti che ciascuno di questi esuli, virgolette, esuli politici porta con sé, si possano disperdere. O perché, come dire, devi scappare e non puoi portarteli dietro, o perché qualche volta vengono sequestrati e poi se ne perdono le tracce. Io, per esempio, sono impazzito perché in un rapporto consolare veniva, come dire, notiziato il superiore ministero, così si chiamava allora, il superiore ministero del fatto che a Covelli era stata sequestrata una cassetta contenente una serie notevole di documenti e di lettere. Che fine abbia fatto questa cassetta? Nessuno è riuscito a ricostruire, nel senso che per un verso la legazione, o meglio il consolato a Cannes, riferisce di aver inviato questa cassetta al Ministero per gli Affari Esteri, ma da lì poi si perdono le tracce. Non ho trovato nessuna lettera di trasmissione della documentazione dal Ministero degli Esteri al Ministero dell'Interno. Quindi molto spesso, ecco, poi questa dispersione della documentazione rende difficile non indicare con chi si è incontrato o quali sono le personalità, diciamo, del movimento anarchico dei vari paesi incontrati, ma proprio la qualità del dibattito e gli oggetti di discussione. Questo diventa molto complesso. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo. Senz'altro, grazie. C'è qualcun altro che vuole porre domande? Oppure fare un intervento, delle considerazioni, intervenire, contribuire? Secondi di attesa. Andrea, niente domande stasera? Perfetto, quindi se non ci sono interventi, particolari domande, andiamo verso la conclusione dell'incontro, anche perché sono già le 8:15, quindi vediamo un poco di riuscire a concludere. Prima di dare la parola a Mario per le conclusioni, io vi ricordo che l'11 marzo avremo il terzo incontro di questo ciclo dedicato all'alba del sol dell'avvenire, l'abbiamo chiamato,
il terzo incontro sarà dedicato dal titolo dell'incontro della banda della Matesa alla Camera del Lavoro, ma Gino Cerito l'aveva chiamato dall'insurrezionalismo alla Settimana Rossa. Quindi un po' approfittiamo anche per ricordare Gino Cerito nel centenario della sua nascita. E quindi il prossimo incontro sarà dedicato a questa fase storica, a questo anche cambiamento un po' epocale che c'è nel movimento operaio e socialista, che si passa da una fase ad un'altra e incomincia un'altra storia, incomincia. Non so, se qualcuno vuole ancora porre domande, dire qualcosa, altrimenti io do la parola a Mario per le conclusioni dell'incontro e poi ci salutiamo. Perfetto, io direi Mario che puoi concludere. No, io, come dire, cercherò di essere davvero molto, molto rapido, facendo una considerazione. Mentre, diciamo, negli anni 50, anni 60, vi è stata, come dire, una attenzione da parte di storici di varia estrazione, ma anche di storici, tra virgolette, vicini alle posizioni del marxismo e, diciamo, del movimento operaio organizzato italiano, per capirci, socialisti e comunisti, a questa fase, diciamo, a questi inizi del movimento operaio e socialista in Italia. Ricordavo Romano della Peruta, lo stesso Gino Cerito, per la verità, ha una posizione diversa sia da Romano che da Della Peruta. Ecco, viceversa, negli anni successivi questa attenzione si è completamente persa. Perché si era scoperto tutto, si era tutto già, come dire, messo a punto, perché la storiografia aveva detto tutto quello che poteva dire? Io non credo. Per una sorta di damnatio memoriae, perché bisognava far prevalere un'altra lettura, una lettura esclusivista. Come ha ricordato Totò, io sono, ero e sono un militante comunista. Ma un militante comunista non deve né rinnegare questi momenti iniziali della storia del movimento operaio socialista, né soprattutto deve far prevalere le proprie opzioni di carattere ideologico-politico rispetto alla ricostruzione storica. Sta di fatto che negli ultimi tempi l'attenzione degli storici non c'è più stata, o meglio, l'attenzione degli storici in generale. Poi ci sono gli storici vicini al movimento anarchico, vicini alle posizioni dell'anarchismo storico, che hanno, come dire, dato e offerto dei contributi importanti, non solo Masini, Berti, la Dada, eccetera, e tanti altri. Però, come dire, non c'è stata più un'attenzione complessiva. E lo stesso, come dire, Emilio Gianni, che pure ha scritto con le edizioni di Pantarei un'opera importante, Internazionale Italiana tra Libertari ed Evoluzionisti, pubblicata alcuni anni fa, non è un'opera vecchissima, non molti anni fa, e quando analizza quella fase relativa all'insurrezionalismo, alla propaganda del fatto, eccetera, assume una posizione, come devo dire, assolutamente tranchant, dicendo: ma questi non hanno capito niente, ma questi erano dei vagheggiatori, stavano sulle nuvole, non avevano compreso
che cosa fosse la classe operaia, che cosa fosse il partito, eccetera, e così via. Cioè questo atteggiamento, che è un atteggiamento, secondo me, assolutamente antistorico. Per questa ragione io ritengo che questa opera che Totò, i Venerdì Libertari, eccetera, portano avanti sia un'opera meritoria, proprio perché occorre tornare a riflettere anche con la nostra, come dire, la nostra esperienza, la nostra visione attuale, ma occorre tornare a riflettere su questi momenti nodali, diciamo, della storia del nostro movimento operaio e socialista italiano e internazionale, con un atteggiamento di rispetto storico. Rispetto storico significa semplicemente cercare in qualche modo di evidenziare gli elementi che stanno alla base di un certo tipo di avvenimenti, ma soprattutto di un certo tipo di valutazioni, che risentono ovviamente delle condizioni del tempo e che vanno comprese in quel contesto e in quella sfera di carattere ideologico. Questo mi sembra importante ed è questa la vera ragione per cui ho deciso di concludere questa piccola mia biografia, insomma, no, di Emilio Covelli, proprio per dire che anche oggi è necessario e importante andare a ricostruire tutti i tasselli di una storia. Poi ciascuno di questa storia darà le valutazioni che ritiene meglio. Però intanto ricostruiamo. Ecco, questa è la mia personale posizione di carattere storiografico. Credo di non dover aggiungere Grazie Mario. Se non ci sono altri interventi, io Daniele, vuoi aggiungere qualcosa? No, solo chiedere una cosa al professor Spagnoletti, se possibile, subito dopo la chiusura, se possibile. D'accordo. Quindi non c'è altro. Io anche un'altra considerazione aggiungerei al tuo discorso, Mario, giusto per chiudere. Vedo purtroppo che molti di queste figure, eccetera, rischiano di finire nelle storie delle proloco locali. Vedo praticamente come se queste figure vengono ripescate, ma all'interno di questa storia che non mi piace per niente. Non mi piace. Cioè, no. Per cui bisogna assolutamente cercare il modo di ridare a loro il posto che meritano, voglio dire, anche perché la storia di liberazione dell'umanità è ancora lunga, voglio dire. Abbiamo bisogno, se non della loro prassi, delle loro idee senz'altro. Quindi vanno riprese, riportate avanti, fatte uscire da questa storia delle proloco che per quanto meritorie, per quanto importanti nel tenere vive le tracce locali che pure ci sono, no? Onestamente non possiamo ridurre la storia del movimento operaio alla storia delle proloco. Detto questo, io saluto tutti e do appuntamento alla prossima e intanto Daniele e Mario possono tranquillamente dialogare. Ciao a tutti, alla prossima.